Ed eccoci tornati su Yo-Kai Watch 4 con le missioni del dopo storia. Ci troviamo a Palazzo del Futuro di Enma e sono con Katie perché c'è una missione che si può attivare solo quando abbiamo lei come leader. E cosa bisogna fare? Bisogna andare a parlare con Demon Gufo. Guarda che bellino, va. Ciao Demon Gufo, come va? Non ci credo, Katie, sei tu. Eh sì, lo so, mi vedo. Ascolta, io vorrei dirti grazie. Mi hai salvato la vita quella volta. Non è nessun problema, anche per me è bello rivederti. Piuttosto, Kaira deve averti trattato molto bene. È vero, qui dentro mi hanno accolto come uno di loro, per questo ho deciso di rimanere qua. Devo ricambiare favore a Kaira. Ok, ma quindi... controlla le missioni nuove. Beh, certo. Abbiamo una consegna speciale. Oh, e questa è molto molto importante. Dobbiamo andare a parlare con Dolce Estrema a Campo Fiorito. Raggiungiamola subito. Perfetto. Eccola qui. Si trova qua, davanti al negozio di medicine. Se non sbaglio, l'erboristeria era questa. Dolce Estrema, che ci fai qui? Ah, Detective Yo-Kai, ho bisogno del vostro aiuto. Si tratta di Demon Gufo, ho bisogno di altre medicine per guarire del tutto. Ok, quindi nel bosco mistico, quelle del bosco mistico non sono servite? L'avevo spedito a Kaira, ma si sono rivelate inutili. Ma ho saputo che in questo negozio vendono erbe curative davvero miracolose, ma non riesco mai a trovarlo aperto. Beh, non può andare da qualche altra parte? Al Tempio della Retta Via. Al Tempio della Retta Via le hanno detto che la vendono solo qui. Potremmo però recuperare noi le medicine che le servono. Tre tipi diversi, a sufficio. Di ognuna tre tipi? Ok, aiutiamola perché serve a trovare anche lo scettro di Vero Gufo, quindi è molto importante come missione. Ok, il Tempio della Retta Via ancora non l'avevo visitato, ma a quanto pare serve per la missione. Va bene. Se andiamo al tempio, c'è fratello Zen che addirittura ha una missione per noi. Intanto svegliamo anche Traspec. Però fratello Zen ha una missione per noi. Stiamo cercando delle tipiche erbe curative di Campo Fiorito. Lei per caso sa dove possono essere? Ok, posso aiutarvi io. Sì, vabbè, saranno miracoli in campo medico. La prima è nell'area del negozio di caramelle. La seconda è reperibile ad est di questo tempio. La terza ce l'ho qui con me, ve la cedo con piacere. Grazie, molto gentile. Erbe rinfrescanti. Dunque, dovrebbe essere quindi qui ad est di qui. Ah, ma c'è la navigazione attivata. Ok, ma non posso andare. A parte che qui doveva esserci... magari qui l'hanno tolto per motivi di tempistiche e di utilizzi. Però hanno tolto il sentiero che portava dietro alla stradina con tutti quanti gli yokai. Sarebbe stato carino visitarla, ma purtroppo va così. Ah, questa è la casa dei signorali, quindi... è qui che si trova uno delle erbe curative. Ah, ecco, ecco, hanno riparato, ecco, il sentiero. Cioè, era qui che partiva dalla retta via e veniva qui dietro la casa dei signorali. Perché, infatti, Yo-Kai Watch 1 e 2 si può venire solo a visitarla da dietro, questa casa. Da davanti non si può entrare. Uva, buona l'uva, ricarica un sacco di punti. Poi c'è anche la missione di Disnero, se non sbaglio, qui nel 2. Nel primo non mi ricordo di preciso perché ricordo di averla visitata, ma poi ho droppato proprio totalmente sta casa. Non perché non mi piacesse, ma perché non mi ricordo cosa dovevo fare, quindi ho lasciato perdere totalmente. Però era molto molto carina come faccenda, andare dietro al tempio per poi trovare la casa lì. Anche questo era bello di Yo-Kai Watch, scoprire percorsi che nessuno ti indica. Vabbè, c'è un po' in tutti i giochi, ma è molto molto carino scoprire le cose da soli. Perfetto, abbiamo tutte quante le erbe. E ora? Ah, le portiamo a Dolce Estrema, certo. Ci sono un sacco di varcologi con il rango S qui. Ce n'è un altro che ancora devo aprire. Vabbè, ci sono espere e quant'altro, ma... purtroppo sì, anche questo negozio non è visitabile qui in Yo-Kai Watch 4, ma... era un po' inutile ricreare tutti quanti gli interni per cose che poi magari non visiteremo mai più. Un po' come facciamo negli altri giochi di Yo-Kai Watch, certo. Però ci puoi acquistare le erbe curative. Eccoci qua, Dolce Estrema. Stavi cercando queste erbe? Sono queste? Ok, sono proprio loro. Perfetto, quindi ora andiamo da Demon Gufo. Vediamo un po', questo va qui. Quest'altro invece va prima tagliato e poi miscolato. È molto importante. Ecco qui, ho finito. Ah, i cioccolatini di Dolce Estrema. A me sembrano semplici gocce di cioccolato. Il cioccolato è un vero portento in medicina. Forza, provale. Ma attenzione, è un filtro d'amore. Ma tutto in una volta sola? Oh, sarà mica tipo una medicina miracolosa? Quella che ti ricarica tutta quanta la squadra?
Speriamo siano utili anche il Demon Gufo, gliele consegnerò di persona. Veramente ci accompagniamo noi, perché sennò la missione non sappiamo quando finisce. Ciao Demon Gufo. Allora, sono arrivati sti dolcetti, li abbiamo spediti mezz'ora fa. Ciao Demon Gufo, come va? Sembri piuttosto impegnato a stare rimuginando sulle sue azioni malvagie. Ci sono anche tutti gli altri. In effetti sono occupato, ma ora sto prendendo una pausa. Avete bisogno? No, tranquillo. No, ciao, e se ne vanno. Cosa? Siete venuti qui per salutarmi? Dolce Estrema è innamoratissima. Ciao Demon Gufo, io sono Dolce Estrema. Visto che sei sempre indaffarato, ho pensato di portarti questo. Medicine. Wow, sembrano deliziose, grazie mille. Ma aspetta un attimo, questo profumo io lo conosco. Non è possibile. Sono dovuti inviare le medicine al palazzo tempo fa. Dall'odore, i gufi si sa, hanno l'olfatto incredibile, mica la vista, l'olfatto. Quindi ti sono arrivate? Sì, esatto, ti sono rivelate molto utili dopo gli scontri con Vuoto Oscuro. Non pensavo che fossi stato tu ad idearle, ti ringrazio infinitamente. Nessun problema, se avrete bisogno di nuovo non dimenticate di chiamarmi. Gli dà anche del voi. Hai visto Dolce Estrema? È andato tutto per il meglio alla fine. Già, a quanto pare le tue medicine sono davvero portentose. A proposito, Demon Gufo, come me dicevi di essere molto impegnato prima? Non appena stacco dal lavoro, qui a palazzo vado subito ad allenarmi. Ah, ti alleni subito? Interessante. Sì, secondo Shuten Doji le mie abilità in lotta sono sempre state scarse. E che mi dici di quando ti eri trasformato in vero gufo? Ma meglio non ricordarlo, quello fu un vero shock per me. Ma Shuten Doji aveva ragione. Non sono mai stato un combattente. Per questo mi sto impegnando con tutto me stesso, ora voglio migliorare. Ho un'idea, e se ci allenassimo anche noi con te? Esatto, con un avversario vero le tue abilità miglioreranno ulteriormente. Dici sul serio, vi allenereste veramente con me? Certo, e poi anche se dovessi farti male abbiamo le medicine di Dolce Estrema. E lei sarebbe più che contenta a farne delle altre. Perfetto, quindi affrontiamo Demon Gufo, poi prendiamo il vero, lo scettro di vero gufo e diventa vero gufo e ci fa un gran male. Torno a Bosco Mistico, è là che mi alleno. Ci vediamo lì. Bello. Lo vediamo sulla minimappa. Ah, sì, perché c'è il portale di vero gufo lì. Sì, mi ricordo che l'ho trovato, infatti. E c'era, non c'era il portale di vero gufo qui? Forse era dall'altra parte. Eh sì, era dall'altra parte, mi sa. Va bene, sfidiamolo allora. Eccomi qui, Detective Yokai. Vogliamo cominciare? Era quello che speravo di sentirvi dire, sotto con la battaglia! Sono carichissimo, Demon Gufo, ti sconfiggerò. C'è il flauto? Ci suona una canzoncina prima della battaglia? Evoca i topi da battaglia? Oh no, è debolissimo. Beh, sì, la missione richiedeva il livello 51, quindi... Ah, ecco, mi sembrava strano, infatti. Sì, c'è la seconda fase. È Dolce Estrema là dietro che controlla. Demon Gufo, tutto bene? Tranquillo, è tutto a posto. Posso ancora vincere. Non forzare troppo la mano, finirei per farti male. E poi non è necessario combattere per forza. Puoi anche fare altro, sai? No, io devo migliorare le mie abilità di combattimento. Non mi darò mai per vinto. Forza, ricominciamo. Ok, eccoci qua. Purtroppo ogni tanto si incanta, sapete com'è. Debolino, eh. Ah, mo è proprio un boss ora. Però con il fatto che ci vuole il livello 51 non prende... Cioè, prende un botto di danni. C'è la cerbottana! Ah, la cerbottana! Non un... Pensavo alla cerbottana... Oddio, che era bomba? Che è successo? Katie! È stata lei? Visto le bombe arrivavano. Forse c'è anche la fase con vero gufo. Sarebbe molto molto carino. Complimenti ragazzi. Ma dopo tutto siete stati voi ad aver salvato il mondo. Anche Reikaira vi tiene in grande considerazione. Io invece... Perché dici questo? Diamo un gufo. Sei stato davvero in gamba prima. Sì, è vero. Stai iniziando a vedere i primi frutti del tuo allenamento. Sì, però in questo stato non credo di essere ancora utile a Reikaira. Beh, dai.
Se sei così preoccupato di questo, perché non lo chiedi direttamente a lui? Fatti allenare da lui. Coraggio, Whisper, chiama Rikaira. Whisper, che cosa? Un telefono. Ah, cosa non si fa per i propri amici umani? Ti ho dato una casa, stai almeno ripaga il favore. Ti ho solo chiesto di chiamare una persona. Ciao ragazzi, vi serve qualcosa? Stavo giusto preparando il pranzo. Oh, c'è anche un gufo qui. Che cosa ci fa dal bosco mistico? Ecco, lui vorrebbe dirvi una cosa. Capisco, sono tutto orecchi. Dunque, beh. Rikaira, io ho bisogno di diventare più forte. Se Vuoto Oscuro è riuscito ad arrivare a Palazzo Reale, la colpa è solo mia. Com'è? Quindi sei convinto di essere un peso in sostanza? Ascoltami, Demon Gufo. Se quella volta ho deciso di tenerti a palazzo, era perché credevo nelle tue potenzialità, come ci credo tuttora. E tu cosa hai fatto? Il tuo dovere. Non ricordi quanti yokai hai salvato? Maestà! Chiamare direttamente Rikaira è stata un'ottima idea, papà. Ben fatto. Farebbe stranissimo, secondo me, chiamare i nostri genitori papà quando ancora erano ragazzini. Sarebbe molto strano. Detective Yokai, vi ringrazio ancora una volta per tutto l'aiuto che mi date. Abbiamo fatto ciò che era giusto. Non devi ringraziarci, Demon Gufo. Veramente sono io che sono troppo forte per lui ora. Invece no, Katie. Da quando ci siamo incontrati mi avete sempre teso la mano. Ho deciso. Voglio ricambiare favore. Mi allenerò e diventerò sempre più forte. Eccolo! Questo aspettavo! Sareste disposti ad accogliermi nella vostra squadra? Ma cosa stai dicendo, amico? Tu fai già parte del gruppo! Sì, però accettatelo ora proprio per benino. Grazie a tutti davvero! Hontoni, arigato! Fukuro, grande! Bel nome Fukuro. Io avrei lasciato Fukuro, effettivamente. Bene, mi sembra che tu stia meglio adesso. Ora devo tornare a palazzo. Se non mi sbrigo a preparare il pranzo, Vittorio e Antuono si arrabbieranno. Ma fagli preparare a loro, sono loro i servi tuoi! Già, fanno sempre così. Ad ogni modo vi saluto anch'io. Ci vediamo, ragazzi! Abbiamo Demon Gufo. Perfetto, Demon Gufo. Tanta roba ora. Salve principessa, vi ho vista lottare prima. Spero che non vi siete ferita. Rilassati, Alphonse, era solo un semplice allenamento. Sì, forse dovrei stare tranquillo. Dopotutto si trattava di Demon Gufo. Se fossi in te smetterei di sottovalutarlo. Ultimamente non fa che allenarsi sotto lo sguardo attento di Rikaira. Ah, sì? Non me lo immaginavo proprio, però. Se siete voi a dirmelo, non ho alcun motivo di dubitarlo. La principessa ha ragione. Forse non diventerà mai un grande combattente, ma non posso negare che sia migliorato molto. Tua saggezza mi colpisce ogni volta, biguerriero. E non è tutto! Sapete, ci ha anche regalato la sua chiave. Non gli va bene. E non l'ho neanche dovuto obbligare. Sono una vera principessa, non è così? Paura, eh? Quel discorso importantissimo. Ora, come vedete, sono nel palazzo di Emma del passato e c'è Emma l'antico qui. Ah, che bello! Ah, bello! E ovviamente ha una missione molto importante per noi, ma la farò in un altro episodio. Nel prossimo episodio di Yo-Kai Watch 4 invece ci sarà Blasters. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!